Bentornati qua sul canale con il nostro Parma e il nostro Massimiliano Allegri. Allora, oggi giornata molto importante perché abbiamo subito uno scontro diretto contro l'Inter che è quarta. In classifica siamo quinti a 30 punti, distanti 5 punti dal primo posto, quindi si fa quantomeno intrigante questa situazione. La squadra purtroppo è un po' stanca e io non so cosa fare, perché qui potrei mettere Ilic, che comunque non fa rimpiangere. Mettiamo Agumè, Sule che ha giocato bene, Ricci e Cacace, raga, Scalvini, Jovanovic. Mi tocca far così. Di sicuro non cavo Camavinga, quello poco ma sicuro, perché è molto importante Camavinga, non posso cavarlo. Però di base, cioè, ci tocca far turnover oggi con l'Inter. Loro stanno in formissima, tra l'altro, vabbè. Io ho un po' di paura, se me lo potete concedere, onestamente. Ma dovremmo affrontare questa sfida veramente con tanta voglia di rivalsa, perché dobbiamo vincere a tutti i costi. Non ci sono scusanti, cioè non possiamo avere un risultato diverso dalla vittoria. Quindi forza e coraggio. Tra l'altro Agumè ex della partita. Oh, subito fallosi gli interisti. Cacace, Vara, Agumè. Bello, bellissimo Agumè, ma ammazza che zozzeria che ha fatto Agumè, però. Veramente, centrale, lento, tutte le cose negative. Vabbè, comunque. Scalvini si fa saltare. Ma cosa fa Coren? Perché si è sdraiato? No, scusatemi, eh. Bel tiro, per carità, però Scalvini qua è inguardabile. Non ha davvero lasciato scampo al portiere. Ma Coren si è sdraiato. Ma perché? Perché non si è buttato in un modo sensato? Vabbè. Raga, parte malissimo. Parte malissimo, ma non scoraggiamoci. Non scoraggiamoci. Agumè. Agumè. Guarda Moukoko. Va bene anche Sule. 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 Amico mio, però. Dai, Becchiamola sta porta, quantomeno. Lì era abbastanza complesso sbagliare. Bravo Moukoko. Che sfiga. Che sfiga, maledizione. Bravo Kvara. Ottimo recupero. Sule. 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 Si rifà. Così Sule. Subito il gol del pareggio del Parma, che vuol far capire che è ancora vivo e non molla. Pensavo fosse quasi fuori gioco. Fortunatamente non lo era. Bene Sule. Gran bel gol. A Ricci però, cioè veramente, anche tu, io che ti devo dire? No, no. Vabbè. Bravo Ricci. A Sule, dove cavolo vai, Sule? Mamma mia. Ripartiamo. Ilic. Ilic va da solo. C'ha la corsa. Guarda Moukoko. Moukoko, no. Fuori gioco. Ci ho messo troppo a passare questa palla. È colpa mia, colpa mia, ragazzi. Potevo metterci un po' di meno. Moukoko se ne va. È molto veloce. Periodo di forma straordinario. Se continua così, bravo Moukoko. Rischia davvero di battere il record di gol segnato in questa. Ah, liberato. Liberato. Possono ripartire, attenzione. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, però. Lautaro Martinez. Palla per Lautaro. Comunque c'è Lautaro che è indemoniato. Ma che ha mangiato a cena? Occhio al corner. Non riesce a liberare. Voglio anch'io mangiare così come Lautaro. Sì, però Coren, c'è. Oh santo cielo benedetto, Coren, però. Oh santo cielo benedetto. Ma che gol è? Comunque questi giocano con tutto di prima. Vabbè, ho già capito che oggi sarà impossibile portarla a casa. Giocano troppo bene.
La squadra di casa ha tenuto di più la palla. Quando loro giocano così in intelligenza artificiale, ma nonostante questo dato, vuol dire solo una cosa di solito: sconfitta assicurata. E sai perché? Perché il possesso. Bravo Ricci. Devono essere più concreti, più veloci se vogliono Vara. Inserire la difesa e recuperare Vara. Il vantaggio. Vabbè. Ci ho provato. E che cazzo però. Entrata pulita questa. Un minuto. Vai Kvara. Tabellone del quarto uomo. No. No. Deviata. Chance importante da bandierini. Tifosi sulle, dai. L'intensità della spinta. Sembra quasi che vogliono spingere loro la palla in rete. Brava il sulle. No, non puoi fischiare però, non puoi fischiare, ma porca miseria, vabbè, niente. Eravamo anche fuori tempo massimo, però cioè è anche vero che se mi fai battere il calcio d'angolo mi fai andare avanti, no? Vabbè, ok. L'Inter sta vincendo e non è una bella notizia questa, assolutamente no. È una bruttissima notizia, però giocano un calcio che è assurdo, io non so come cavolo sia possibile. Inter che prova a rendersi pericolosa con la scivolata. Bravo Ilic. Mukoko. Camavinga che gliela passa. Perfetto. Bravo Camavinga però. Sulle. Contro Di Marco. Entrambe praticano un calcio spiccatamente. Sulle. La ricerca costante del gol. Mi piace, Sono. Guarda in mezzo. Kvara. Cosa ha fatto Kvara? Aiuto, non ho più la voce. Ma cosa ha fatto Kvara? Cosa ha fatto? Mamma mia, su lei cross perfetto, ma Vara, Kvara fa il suo, fa il suo qua, cioè ha spaccato tutto, ha saltato altissimo, ok, 2-2, 2-2, bravo Ricci, su lei, Camavinga, guarda Kvara, che passaggio, ma è fallo, No, no, alzati. Ti prego, alzati. Arbitro che tira fuori, ecco qui il cartellino giallo. Ha rischiato molto Piero. Agumè è tua. Se non si controlla, corre il pericolo di abbandonare il campo in anticipo. Guarda sulle. Mukoko. Mukoko! La ribalta il Parma, dai! Mamma mia, che partita, ragazzi. Tostissima. Che cuore questo Parma, però. Che cuore questo Parma. Nel secondo tempo stiamo spaccando tutto. Una squadra un po' cotta, un po' di turnover, ma comunque siamo in vantaggio al momento. Andiamo a chiudere. No, non così, però. Con un match davvero imperdibile. La filosofia dei due tecnici. Bravo Agumè. Piace tantissimo. Un gol più della versione. Vara, fallo. Attenzione, qui può arrivare il secondo. Era già ammonito? Ma veramente, fai? Grazie. Gentilissimo. Sono anche in 10, raga. Sono anche in 10. Io non vorrei dire, Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Non vorrei dire. Bellissimo il tacco per Mukoko che non sfrutta questa occasione d'oro. Questa occasione d'oro, ragazzi. Questa era veramente un'occasione incredibile. No. Va via la grande. No, corre, no. Ha messo il nos questo qui. Lautaro ancora, ti odio Lautaro. Ti odio, veramente, non è possibile. Ha messo il nos, Lautaro. Vabbè. Allora. Gutierrez, Caio. Miretti. Per Agumè. Allen alla fine. E basta. Caio. È il tuo momento. Abbiamo assistito a 6 gol. 3-3. Grande spettacolo. Bravo Ilic. Ma Caio, fatti vedere. Buona la palla per Allen. Buonissimo per Ricci. Camavinga. Dai.
Dai, dai. Calma. Ok. Che partita, ragazzi. Ma cosa ha fatto Camavinga? Cosa ha fatto Camavinga? Torna al gol. Torna al gol. Sarà il suo decimo gol ormai che fa. Ma torna al gol. Era da un po' che non segnava. Bravo Ricci che anticipa. E Ricci non mi è dispiaciuto oggi, eh. Ricci non mi è dispiaciuto. Devo dire che Ricci non mi è dispiaciuto. Miretti. Si è liberato. Kvara. Kvara. Gutierrez. Ancora Gutierrez. Buono stop. No. No. Gutierrez. Liberato. Che tiro del Menga comunque. Mamma mia, che brutto tiro che ha fatto Liberato. Ha fatto un tiro veramente inguardabile. Novantesimo, raga. Bravo Scalvini. Gutierrez. Caio. Cosa fa? È finita. È finita. È finita. E fischia sa fine. Ora fischi, eh. Maledetta. Ora fischi. Vamos Parma. Vamos Parma. Tre punti veramente d'oro. Con un Lautaro così poi. Tre punti veramente importanti per la rincorsa alla Champions. E per qualcosa in più. Allora, il Milan ha pareggiato. Attenzione, il Milan ha pareggiato. E questo è un grande risultato. Ok, Parma 4, 3 Inter. Abbiamo i giocatori giusti per continuare a far bene. Direi di sì. E pensiamo alla prossima partita. Ma quale paura? Ma quale paura, su. Ok. Fatica, oh raga. È fatica. Veramente che fatica. Tanto non c'ho i soldi. Che mi metto a guardare. Non c'ho i soldi. Non c'ho i soldi. Purtroppo. Sono senza soldi. Andiamo avanti. Udinese. Prossimo match Udinese. Che è successo? Mudrik. Siamo a gennaio. Siamo a gennaio, ragazzi. Arriva Mudrik. C'ha una faccia da disperso. Praticamente. È arrivato? Mi sa che sì. Siamo già a gennaio. Casa dei. Stanno crescendo, ma boh. Non abbastanza. Non abbastanza. Non lo so. Barre se n'è andato. Ciao. Arriva Mudrik. Marchetti in prestito. Sì, siamo a gennaio, ragazzi. È arrivato il nostro Mudrik. Bianco è tornato. Thiago Martins è tornato. Offerta per Eze. 48 milioni per Eze. 48 milioni per Eze, raga. Ma, raga, 48 milioni per Eze è un affare, secondo me. Cioè, nel senso, se riusciamo a... Vabbè che ne vale 38. Se riuscissimo a arrivare a 60, io mi compro un altro giocatore, più forte. 48... 58, su. 58 milioni per Eze. Io glielo impacchetto col fiocchettino e glielo mando volentieri, Non per dire, ma... Con tutto il rispetto, Eze... Mi piace, per carità, però... È comunque un 83. Chi è che è tornato, scusate già? Bianco? Che onestamente non mi sembra pronto. Assolutamente. Mi è tornato il buon Thiago Martins, che sta crescendo ma ancora non è pronto per stare qua con noi. Anche perché non giocherebbe mai. Allora... Udinese Parma, siamo quarti in classifica. La classifica ora è cortissima perché la Juve ha vinto. Niente, però se dovessimo vincere potrebbe essere interessante. Siamo lì, siamo lì, quarti, zona Champions come noi vogliamo. Quindi la squadra sta rendendo parecchio bene. Andiamo alla partita contro l'Udinese. Vediamo se riusciamo a far debuttare Mudrik quest'oggi. La migliore difesa e il miglior attacco. Miglior difesa? Loro? L'Udinese? Ok. Quindi ho già capito che faremo 0 gol oggi. Dovremmo essere bravi a sfruttare ogni falla difensiva che magari non c'è neanche, però. A Paquetà, se mi parti così, però.
Tezze. Suggerimento interessante. Ma perché si parte sempre così? Ma c'è questo kickoff glitch che mi dà i nervi comunque ogni volta, Ma ogni volta poi, è incredibile sta cosa. Manco ho toccato palla io. Cioè, partiamo sempre così. Sotto di un gol. È una roba veramente aberrante. Camavinga. Camavinga. Buona circolazione di palla, non hanno fretta. No, Paquetà. No, Paquetà. Era buonissimo. Kvara, calcio d'angolo. Camavinga. No. Ma come cappero? Eze. Caro Eze. Io ti avrei venduto, ma... Ma comunque ti voglio bene. Il portiere non so come abbia fatto a pararla, Cioè, in quel modo, intendo, era facile da parare. Però in quel modo lì proprio era complesso. Vabbè. Hanno fatto di tutto pur che non arrivasse nei piedi di Moukoko. Ma dettagli. Bella la palla per Kvara. Forse troppo alta. Però comunque ci arriva. Bravo Sessegnon. Si fa vedere. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Allora. Camavinga. Tenta il cross ancora. Moukoko. Cosa fa Camavinga? Moukoko. Camavinga ha fatto una roba che... No, no sense. Paquetà. Ma che cazzo? Ma che gol ha fatto Paquetà? Ma cos'è? Io me la sono sentita un po' calda. Proviamo. Ha fatto una roba di trivela quasi, no? D'esterno trivelato così. No, vabbè, questo è un capolavoro. Questo è un capolavoro, ragazzi. Ma questo è un capolavoro di Paquetà. Un tiro geniale. Comunque, miglior difesa. Ha già preso due gol. Vabbè, in 20 minuti, Pallone intercettato. Pensa se era la peggior difesa. Abbiamo un attacco molto prolifico, comunque. C'è anche lì questa cosa. Difesa un po' da rivedere. Causa mia, ovviamente. Però attacco veramente una bomba. Guarda Moukoko che è scattato. Moukoko. No, vabbè. Ma come stiamo giocando? Ma come... Ma che è? Ma che è questa roba qui? Questo è freestyle, ragazzi. Ma cos'è sta roba? Hanno questo tiro trivelato per forza di cose. Hanno preso questa fissa. Per me è colpa di Paquetà. Si narra che negli allenamenti Paquetà faccia questo allenamento bonus per chi vuole di, per imparare a far gol di trivela. Per ricordare il suo amato Quaresma. Possesso palla favorevole al Parma. Vai Allen. Ma quale vantaggio? Ma che si è inventata questa qui? Ma che si è inventata? Scusatemi, Ma che ti inventi? Complimento allo staff tecnico a questi ragazzi. Vai Paquetà. Oggi lo vedo in grande forma Paquetà. Oggi lo vedo in grandissima forma. Rompe l'azione avversaria. Camavinga. Ci prova. Va in porta. Ci ho provato. Purtroppo non è andata come mi aspettavo, ma ci ho provato. Gerard Deloffeu. Ecco Florentino. No, no. L'ho anche deviata, quel punto. Koren. Grande Koren. Allen. Ci sarà un minuto di recupero. La palletta per Moukoko. Che d'oro. Però niente, vabbè. Comunque, primo tempo 3-1. Stiamo giocando un gran bene, devo dire. Non sono per niente, come dire, pensieroso. E debutta. Non c'è Mudryk, scusate. Non me l'ha messo Mudryk. Perché? Vabbè, allora niente, come non detto. Non mi ha messo Mudryk. Visto che Barre era sempre in panca, mi aspettavo che in automatico anche Mudryk fosse in panca. Invece, no. Questa logica non c'è. Sule. Che palletta per Moukoko. No, cosa ha preso? Ma stiamo giocando di un bene, ragazzi. Ma di un bene. Con una qualità.
Camavinga per Paquetà. Ma niente. Portiere ci arriva in seconda battuta. Bravo Teze. Ah oh raga però. Bravo Teze. Teze. Mukoko. Sempre con la mezza trivela. Niente, sono fissati con sta cosa. Se sono fissati. Vara. Camavinga. No. Teze segna il 4-1. Parma che sta dominando il lungo e il largo. Questa povera Udinese sembrava imbattibile visto i pochi gol subiti in campionato, ma oggi con questo Parma è complesso resistere, è molto complesso. Caio George, Miretti per Camavinga, un po' di riposo visto che può. Sulè, mi metto dentro Ricci. Volevo cambiare Longo per una partita, vabbè, niente. Niente Longo. Volevo provare, ma... Con un po' di turnover ci vuole, così si riposa anche Camavinga, che non si riposa mai, poveraccio. Oggi è l'occasione ideale per farlo riposare. Vai, Caio. Guarda su Le. Ci ho provato. Mazza, che passaggio forte che ha fatto il portiere, comunque, eh. Non vorrei dire, ma... Recupera palla e fa ripartire l'azione. Deulofeu. No. Prova ad aprire verso il compagno. Bravo Casale. Miretti. Eze. Perilic. Kvara. Kvara, prende il largo. Scoperta, occhio al contropiede. Vabbè, stava per fare un gol che era impressionante. Questo è il programma Sulè. Della prossima giornata su EA TV, sfida che vedrà opposte Udinese e Inter. Ci sono tutti gli ingredienti. Ho ucciso qualcuno. Due tecnici che fanno giocare bene le loro squadre. Bravo Eze. Il pubblico che si esalterà sicuramente per le loro giocate. Non vedo l'ora. No, vabbè, Sulè così no. Cioè, veniva giù lo stadio, ragazzi. Veniva giù il canale, veniva giù tutto, cioè. Nazione così veniva giù tutto, ragazzi. Tutto. Finale è un gesto tecnico questo che non è nelle sue corde. Comunque Eze un po' mi dispiace in realtà perché non gioca male. L'arbitro applica il vantaggio. Ma forse ho fatto una cavolata. Solo che per quasi 60 milioni mi compro uno più forte, mi sa. È quello che mi ha fatto, come dire. Però forse boh. Non so se ho fatto bene, raga. Ho un po' di senso di colpa ora. Deulofeu. Casale è vuoto. Bravi, ragazzi. Guevara. Vai, Caio. Ultimi minuti di gara con gli ospiti che sembra aver già Caio. Sicuro il risultato. Caio. Dovrebbe giocare più titolare per riprendersi un secondo, Non hanno lasciato nulla. Caio, tua. La posizione ottima. No, vabbè. Cioè, ha fatto un intervento che... Il portiere assurdo su Caio. Ancora Kvara da calcio d'angolo per Sulè. Qualcuno che ci vada. Vabbè. Ciao, è finita. 4-1 contro l'Udinese. Altri tre punti fondamentali per la rincorsa. In generale, per la rincorsa. Non voglio dire niente. Io voglio stare tranquillo, rilassato, compassato. C'è Milan Juventus, ma non voglio sapere niente. Va bene così. Allora. Grande partita questa, eh. Abbiamo i giocatori giusti. Ma siamo imbattuti veramente? Da quanto? Da sempre, no. Non abbiamo mai perso quest'anno? Ora ho un po' di memoria un po' fallata. Ok, dai, intervista fatta. Vediamo se Eze se ne andrà veramente a questo punto. Idic è arrivato a 87. Ma era già 87. Ma può crescere ancora un sacco in realtà. Nel box to box volendo, eh. Io non vorrei dire, ma... Avanza. Contro il Cagliari, beh. No, vabbè. Vabbè che me la son cercata, eh. È successo. È successo. Eze se ne va. Per 58 milioni. Che non sono male.
non sono male per niente. Però ora dovremo trovare qualcuno che... come dire... ci hanno offerto Elarush più soldi per Ricci. No. Perché? Cioè, nel senso, non mi serve un CUC, onestamente. Se era un CDC ci potevo pensare. Allora, vediamo un po' nell'app mercato se c'è qualcuno interessante come CDC. Mo' sono curioso. Allora, potremmo avere questo qui, che non mi piace. Ricci, buone statistiche, ma forte quanto Eze. Di conseguenza, no. Basta? Ah, finito così. Ugarte, che può fare anche il CDC. 85. Anche Rovella può fare il CDC. 88. Però costa una fracca. Bisogna pensarci bene. Fagioli? Fagioli può fare il CDC, però 46 d'aggressività. Non ci faccio nulla per un CDC. Con tutto il bene, però. Nico Gonzalez, aggressivo. È veloce? Insomma. Enzo Fernandez, sì, vabbè. Chi te lo dà Fernandez, ora come ora? Vediamo se c'è qualcuno. Secondo, facciamo una cosa. Osservatori. Istruzioni, rimuovi tutto. Rimuovi tutto. Facciamo ruolo. Difensivo. Forte. E da prima squadra. Vediamo cosa viene fuori. Poi intanto contro il Cagliari giocheremo con Agumè. Tego Martins, prestito con diritto di riscatto. Allora, senza riscatto, grazie. Agumè, 30 milioni quasi, eh. Lui non lo vendiamo, perché sarà il secondo. E mi serve. Allora, vabbè, questo non ci interessa. Agumè, dammi un secondo, eh. Hanno trovato già qualcuno? Mauro Arambari? Ma va, ma che ci faccio con Mauro Arambari io? Che ci faccio? Cagliari-Parma, siamo secondi, la Juve ha perso. Ha pareggiato, scusate. Siamo a 3 punti dalla Juventus. Cagliari-Parma. A questo punto Cagliari-Parma assume un grande interesse. Un grandissimo interesse. Ma io vorrei portarmi Mudryk in panca. Onestamente. Gutierrez che non sta giocando affatto male, però non servirebbe in teoria. Allora non me lo porto. Va bene così. Con Agumè che oggi è per forza di cose chiaramente titolare. Non possiamo fare altrimenti. Comunque Cagliari-Parma. Mukoko 18 gol ha fatto. 18 gol. Ma è tantissimo. Siamo solo a gennaio. Ok. Ok. Agumè, non farmi rimpiangere per un giorno Eze, ti prego. Ti scongiuro. Kvara. Mukoko. Guarda. Buona. No! Mukoko si è spaccato la testa. Ma non è bastato per far gol. Campione vero Mukoko, eh. Fai tutto pur di far gol. Fa di tutto. Buona la palla. Paquetà. Per Kvara. Buona rete di passaggio. Agumè. No, però. Tutto, svetta il pericolo. Questo passaggio bruttissimo. Kvara. Occhio al pallone per il Kvara scheglia. Parma 1, Cagliari 0. Pure questo quest'anno si è svegliato, Ha preso una strada molto buona. Grazie per il passaggio comunque, gentilissimi. Non dovevate, però l'avete fatto. Io ovviamente vi ringrazio, non potrei fare altrimenti. Bravo Kvara. Paquetà. Però se gli ripassi Paquetà non vale. Cioè, scusatemi, No, cosa ha fatto questo?
Cosa ha fatto questo? Cosa ha fatto questo? Appena ha fatto gol, vabbè, appena che passi gol, manco. Con rispetto, però manco se vuole, mi sa. Lucas Paquetá. Palla per Bukoko. Vai, Kvara. Paquetá. Niente, Kvara provava la doppia, ma il portiere ha detto di no, giustamente, nada. Ancora Kvara. Per Mukoko, la palla rimane lì. Perché c'è Allen in difesa, non lo so. Camavinga. Buona la palla. Non buttala via il pallone. Dove va? Paquetá. 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 Stava per sbagliare, cioè il gioco non mi prendeva l'input, cioè mi dava il time finishing quando io in realtà volevo solo spaccare la porta, ma Paquetá c'è comunque, cioè io lì, guarda, io avevo Camavinga in realtà, qui non riusciva a tirare, non riusciva proprio, faceva una fatica incredibile, vabbè, 2-1, 2-1, Parma che sta giocando benissimo quest'oggi, in grande forma. No. No, vabbè, ma che palle. Ma che palle questo. È sempre lui poi, Dai, ma che cavolo. Ma per favore. Ma per favore. Comunque non ne piglia una, Coren, Non so cosa sia il problema. Qual è il problema? Non ne piglia una. Ah, oh, fatti vedere però, Mukoko. Occhio all'accelerazione. Vabbè, Tanganga. Cosa fai, Tanganga? Ha rischiato, ma è un grande intervento. Bravo, Paquetá. Kvara. Cos'è? Ma non era per la Allen, era per quell'altro. Quanto è veloce questo qui? Rasul. Beh, fortuna che non c'ha i piedi forti quanto la velocità. Mukoko, ripartiamo. Ancora Kvara. Kvara. Un minuto di extra time. E c'è il gol. Che giocatore. Ma che giocatore abbiamo. Kvara Skelia è uno spettacolo per gli occhi. 3-2 Parma. Dai. O comunque. Cioè, se non avessimo questo attacco così prolifico, le perderemo tutte, Quasi. Cioè, avanti nel punteggio. Abbiamo una difesa che ha un sacco di falle, ma l'attacco è meraviglioso. Veramente meraviglioso. Comunque un 3-2 è meritato in fin dei conti, perché stiamo giocando molto meglio noi. Diciamo che loro ogni tiro un gol. Però vabbè, comunque. Provano a creare gli spazi. Guarda se Sessegnon. Vabbè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Se facevo gol così con questa azione qua, io chiudevo tutto. Vediamo se ne approfittano. No. Perché sto passaggio? Grazie. Camavinga. Tra le molte proposte che gli erano arrivate, ha scelto il City ed è un'ottima notizia. La posizione è ottima, vediamo. No, Allen, no, Allen, non lo accetto. Io, Allen, non accetto queste cose. L'ho angolata, ma non così tanto. Dai. Vediamo quali conseguenze avrà, anche a livello psicologico. Bravo, Gumè. Kvara. Buono stop. Buonissimo stop di Kvara. Occhio al suo movimento. No. Ho provato la finta. Pallaccio da Gumè. Era un brutto fallo. Bravo, Casale. Bravo, Casale. E molla sta palla. Una molla mica. Occhio al tocco. Guarda che apertura che ha fatto. Dall'altra parte. Afena, per favore, hai rotto tre quarti. Allora, Caio, Ilic, Mudrik, che debutta Mudrik, ragazzi, e Sule, e buttiamo dentro anche il caro Ricci, che non sta deludendo ultimamente, quindi io, caro Ricci, gli darei qualche opportunità in più. Debutto di Mudrik, il gran giorno è arrivato. Vabbè, si fa subito notare con questo stop di tacco.
Mudrik. 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 Ma che cazzo? Ma chi è? Ma chi sei? Vabbè, il tiro rivedibile, però buonissime sensazioni di Mudrik, fin dal primo stop. Subito molto funambolico. Bravo Camavinga. Agumè. Calcio d'angolo per il Parma. Altro calcio d'angolo, Mudrik batte. Camavinga. E tu Agumè, bravissimo Agumè. Che non fa rimpiangere Edde. O meno, non troppo almeno, ecco. Gara che si disputerà tra Cagliari e Sassuolo. Ho visto, vai Ricci. Ammetto di essere rimasto in area per attenzione. Ecco il gol. È la rete del 2 che dà un po' più di tranquillità. Ed è chiusa. Ed è chiusa questa partita 4-2. Ricci, bellissimo cross per Caio che non sbaglia. Segna pure Caio quest'oggi. Mancava un po' il gol di Caio, eh. Di Caio Ken. Secondi da giocare ancora. Bravissimo. Riconquistano il possesso. Mudrik per Ilic. Guarda Caio. Buono il pallone tra le linee. Caio Ken. Palla gol questa. E c'è il gol, il punto esclamativo. Tre reti di vantaggio. Ma come gliel'ha fatto? Ma come? Stop perfetto, manda al bar il difensore. E Caio fa la sua doppietta. Ecco il replay. Oh, zitto zitto, anche lui intanto c'è, eh. Guarda lì. E sono 5-2. Parma che in sta momento della stagione è infuocato. Infuocato veramente. Sta facendo cose che fino a un mese fa non pensavo che avrebbe mai fatto. Però buono a sapersi. Bravo Coren. Finalmente una parata. Grazie. Mette mano la panchina il Cagliari. Occhio al tiro della bandierina. Tutto, pericolo. Sulle. Sulleva. Sulleva. È fresco. È fresco sulle. È fresco sulle. È fresco sulle. Ilic. E sono 6. E sono 6. 6-2. Mamma mia. Che Parma. Ma che Parma che sta. Che sta venendo fuori man mano nella stagione, eh. Ah, tantissimi tifosi comunque del Parma oggi allo stadio. E dominata, ok, dai che magari la Juve non vince, sarebbe il top. Caio George, ottima prestazione, buon Caio. Siamo ancora imbattuti. Ma non abbiamo mai perso, adesso ci guardo perché mi sembra strano. Dai, bene, bene. Abbiamo perso qualche volta. Sono sicuro. Ma cosa c'entra ora la Coppa Italia? Serie A. La Juve deve ancora giocare, ma siamo a pari punti. Abbiamo fatto 5 sconfitte. Che stai a dire che non abbiamo mai perso? Non è mai vera questa cosa. Vabbè, interesse per Mazzarri, offerta per Bianco, però, senza diritto di riscatto, grazie, senza. Paquetà, 88, può ancora crescere, poco, però qualcosina può ancora dare. Abbiamo delle novità per quanto riguarda i CDC o... Oh, Thiago Martins ha accettato. 2 anni di contratto. Ok, chi è che... Iglesias vorrebbe giocare. Anche Ricci. Casale mi ringrazia. Iglesias giocherà. Visto che siamo contro la Salernitana in Coppa Italia, penso che possa giocare. Non mi sta trovando nulla. Perché? Perché non mi trova niente? Vediamo qui se c'è qualcuno interessante... Mazza, Musrati. Chi è Musrati? In Cina 0, ovviamente. Grande patria del calcio. Ziyech, che è in Romania. Allora, vediamo un po'. C'è qualche CDC.
C'è questo Kakeret, che è un nome fantastico, tra l'altro. Che ragazzi, molto aggressivo, come piace a me. E onestamente, questo sto signore non mi dispiacerebbe. Non mi dispiacerebbe affatto, eh. C'è Kanté che ormai, vabbè, è arrivato. Pogba, vabbè, ha fatto tempo suo. Camara. Ammazza Camara. Però a me questo Kakeret non mi fa vibrare. Invece Camara sì. Non so perché. C'ho questa cosa che mi fa vibrare un sacco quel nome lì. Quel cognome, poi, alla fine dei conti. Ma quanto me lo vedono Camara? Potrebbe essere intrigante Camara. Assai. Veramente forte, oh. Sarebbe un grande innesto. 74 milioni, però un po' eccessivo, forse. Io posso arrivare a 57. Proviamo 50 milioni sull'unghia. 50, 10.000 euro, così. 74, non ci siamo. 55. Con la rivendita al 15%. 62. Diamo un giocatore. Uno che non mi interessa. Tipo chi gli posso dare? No, Gumè non ha senso. Niente. Non c'ho i soldi. Non c'ho i soldi al momento, ragazzi. Purtroppo. Uffa, non c'ho i soldi. E niente. Andiamo avanti, poi ci penseremo al sostituto. Dai, tanto c'è la Coppa Italia ora. Anzi, per la Coppa Italia mettiamo Iglesias, mettiamo Mudrik, mettiamo Ilic, mettiamo Miretti, mettiamo... Ma chi ci metto io? Paquetà. Allora Miretti qua, dai. Qua ci metto Gutierrez, anzi. Vediamo sto Martins. Vediamo Martins. Ricci, Scalvini, Jovanovic... Cacace e Longo. Un po' di ricambi. Mi porto comunque Mukoko. Mi porto Kvara, che non si sa mai. Mi porto Allen, che non si sa mai. Insomma, un po' di ricambi nel caso che le cose si possano mettere male. Ma dai, dovrebbero mettersi bene in teoria, dai. Coppa Italia contro la Salernitana. E la Coppa Italia vorrei vincerla, onestamente. Perché la squadra c'è. E sarebbe un peccato. Vediamo sto Thiago Martins com'è. Vediamo com'è sto Thiago Martins, se può essere interessante per il futuro oppure no. Bravissimo. Il buon Cervi ci regala una bella cosa. Oh raga, però se partiamo così sono preoccupato. Paquetà. Iglesias. Vai Iglesias, continuala. Perché non me la continui Iglesias? Oh, Mudrik. Mudrik. Misunderstanding. Ma no! Ma cosa? Difficile dire se potesse fare meglio. Ma che cazzo? No, vabbè, io... Ma Iglesias, ho capito che non giochi mai, però porcaccia miseria. Cioè, quello lo facevo... Non dico anch'io, ma sì. Probabilmente anch'io. Adesso non lo dico, ma probabilmente sì. Pensandoci bene... Molto semplice. C'è grande attesa per la sua prova. Anzi, era più difficile sbagliare che farlo. Al premio di migliore in campo quest'oggi. Dai, veramente, no? Ma che si è magnato? Ma sul serio fate? Ah, raga, però. Hai capito, però, vitale. Due parate in rapida successione. Intriganti.
Bravo Ilic. Ma guarda Mudrik, ma perché gli ha dai così male? Gomez. Ottima verticalizzazione. Bravissimo Jovanovic che prende questa palla. Koulibaly, calcio d'angolo, però stiamo un po' soffrendo, Va direttamente in area. Vitale. No, ma sto vitale comunque. Comunque, vitale. Vi devo dire che vitale. È lungo, non vitale, che fail. Ma è lungo, non è vitale. Che cazzo la dico anche io. Pensavo fosse vitale, invece era lungo. Vabbè, comunque dicevamo che è comunque forte, anche se lungo. Bravo Scalvini. Intervento opera d'arte. Tago Martins. Per Ilic. Iglesias. Ilic. Mudrik. Ancora Ilic. Ancora ancora sì, va, buonanotte. Ilic. Paquetà. Ci pensa Paquetà. Non contento, fa anche un altro gol. Però non sarà convalidato, ovviamente. Ci pensa sempre lui. Gran bel giocatore questo Paquetà. L'hanno preso, io ero molto folgorato dal suo nome. Devo dire che non ci sta facendo rimpiangere niente. Cos'è successo? Avete visto la movenza? No, vabbè, io ho parole. Bravo Longo. Cosa fa Scalvini? Ma che cazzo? Ma che... Ma perché ha fatto la finta Scalvini? Ma cosa c'entra? Vabbè, io non ho parole. Fatica il Parma a tenere palla, percentuali relativamente basse finora. Ilic. Per Iglesias, che però, raga, cioè, la palla era perfetta. Ok, la gestione della palla. L'importante però è capitalizzare le occasioni e loro lo stanno facendo alla grande. E in area non può sbagliare da lì. Il gol del pari che cambia anche. Ragazzi, porca miseria, però, dai. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Veramente. Arbitro che manda tutti. Vabbè, 1-1. 1-1, tutte riserve ci può stare. Però, raga, no. Cioè, non possiamo uscire con loro. Non perché contro qualcosa, contro la Salernitana, ma non possiamo. È una differenza di rosa abissale. Cioè, non si può. Pure dei riserve devo fare tipo 5-0, dai. Ottimo qui il tiki-taka. Fatti vedere, dai, Iglesias, ma che c'hai? Ricci. Martins in bambola completamente. Ha provato a fare la finta, ma no, non è proprio andata benissimo sa finta. A Scalvini 2. Può essere l'occasione per condurre. No, sentite raga, cioè Scalvini è veramente imbarazzante. Scalvini imbarazzante. Camavinga per Perilic. Siamo pacchettati di qua. Kvara. Chiamo Mukoko. Iglesias, dai. Hai fatto il tempo tuo. Allen. Diamo un po' di senso a questa partita, su. E il pallone entra, nulla fare per il dai, portiere. Su. Non possiamo uscire con questi. Non possiamo uscire a prescindere proprio, quindi no. È arrivata la conferma da Paquetà. Dai. Guarda, fatti vedere. Dopo le voci di stampa dei giorni scorsi. Si sono assicurati e c'è il gol, conclusione bellissima da vedere e rivedere. Ma tu sei una meraviglia del calcio. Ma tu sei una meraviglia. Ma chi sei tu, Paquetà? Ma fa delle robe che sono fuori da ogni logica. Un gol incredibile. Ma fa dei tiri meravigliosi da fuori aria questo. È uno spettacolo. Paquetà, subito, rimette in piedi la situazione. Ho messo i titolari, c'è avuto poco, vedi? E che cavolo, dai. Giochiamo seriamente. Scalvini, dai. Ripigliati. Camavinga. Miretti. Per Mukoko. Bella la palla. Mukoko. E sono 3. 3 a 2. Dai. Dai, dai. Su. Facciamo i seri, su. Facciamo i seri. Bene così. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3 a 2. Con calma.
Maxi Gomez. Vuole il lancio lungo, pericoloso. Bravo Scalvini. Ferma l'attacco, intercettando bene. Allen. Ste palle così no, eh. Cerca la verticalizzazione. Bravissimo Longo, dai. Veramente bravo, qua ha fatto una bella parata. Importante da bandierini. I tifosi ci credono, aumentano l'intensità della spinta. Sembra Longo, ancora lui. Longo sta a fare delle parate veramente buone. Veramente buone. Grande intervento. Occhio al corner. Sule. Bella palla per Kvara. Mukoko, Kvara. Non perdetevi il prossimo incontro, sempre qui su IE. Camavinga. Ho seguito diverse loro partite, sono rimasto per Ricci. Mukoko ci prova. Troppo bassa la palla. Approfittano bene qui dell'ingenuità. Ancora Ricci, portiere che si distingue in una bella parata. Molto bella da vedere. Più che funzionale. Miretti. Pallone in mezzo. Paquetà, anche di testa? Per guadagnare tempo. Ci mancava quella. Camavinga. Ancora Paquetà. Portiere può respirare. Liberato, ci prova. Ma c'è Cragno in porta. C'è Cragno. Gran bel portiere, secondo me, Cragno. Ha salvato letteralmente il risultato e si prende giustamente i complimenti dello stadio. Condizione interessante. Kvara. Per Liberato. Kvara. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. No, vabbè. Ha evitato un gol quasi certo. Cosa ha preso? Ripartono caccia del pari. No, Ricci. Della spinta e provano a trasmettere tutta la loro energia ai giocatori in campo. No, Ricci. Non hanno più molto tempo, cercano il gol del pari. Maxi Gomez. No! Premia la loro determinazione. 88esimo. Gli ha sparato in faccia e ha preso una brutta piega sta palla. Termini di un possesso palla prolungato. Palla che poi è entrata sul primo palo, quello che calma, ultima azione. Vara. Un gol importantissimo che concede una nostra. Ultima azione. Ci saranno due minuti di recupero. Camavinga. Ma cos'è Camavinga? Ricci. Sale Camavinga. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Mukoko. Mukoko. Il tempo è dalla loro parte. Dovranno farselo bastare. Mazza, oh, però che fatica però sta Salernitana, eh. Ci ha fatto sudare freddo, raga. Porca miseria. 4-3. Ok. Siamo avanti. Eh sì. Ebbene sì. Comunque Iglesias bocciato, eh. Sarà che aveva poca forma fisica, però quel gol mangiato davanti alla porta non si può vedere, eh. Non si può vedere. Certo che sì che possiamo vincere il trofeo, secondo me sì, poi non so. Miretti, ho apprezzato l'impegno. Bravo Miretti. Mukoko ogni volta che entra fa dei gol, quindi cioè, o entra o già in campo fa sempre dei gol. Non c'è distinzione. Allora. Iglesias, io ti voglio bene, però mamma mia, non voglio più vederti in campo per il momento, eh. Martins va via, non si è visto nella partita, quindi 2 anni gli possono far bene di prestito, così potrà crescere, potrà tornare, vedere com'è, anche se fra 2 anni probabilmente la carriera sarà finita, però vabbè, dettagli. Bianco via, anche lui 2 anni. Vediamo un po' che succede qua. Hanno trovato qualche giocatore per noi? Luca Ricci, 40 milioni. È un'offerta interessante, ma no. Al momento no. Anche se Ricci, non lo so. Non è che mi faccia impazzire. Susek, no. Oh, ma ce n'è uno giovane. Ah, raga, su. Vediamo un po' se troviamo... Cerca giocatori... Allora, centrocampo, CDC. Vediamo un po' cosa ci trova. Qualcuno di interessante. Mazza, oh. Frutta e verdura. Ampadu, ma non era un difensore centrale una volta. Non ricordo male. Ampadu.
Non è un difensore centrale. Boh. Si è trasformato. Comunque non è che ci sia proprio tanta roba, eh. In quella parte di campo. Ma per niente, non c'è nulla. Attendiamo ancora un po'. Anzi, ragazzi, fatemi dei nomi. Se conoscete gente che comunque CDC possa interessarci, fatemi dei nomi assolutamente, che ne ho estremamente bisogno. Io, ragazzi, vi ringrazio molto a questo punto. Gran bel episodio, tutte vittorie. Siamo secondi in classifica. Siamo a pari punti con la Juve. Quanto ha fatto la Juve? Vinto? Ha perso la Juve, ragazzi. Ha perso. Siamo a pari punti con la Juve al primo posto. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Per un gol di differenza, secondo me. O per gli scontri diretti. Però siamo 19 reti per loro di differenza reti, noi 18. Siamo lì, siamo lì. Ce la stiamo combattendo. Mancano 18 giornate alla fine. Vediamo cosa succederà. Però intanto stiamo andando veramente, veramente bene. Ragazzi, grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!